in Rimano la vita sociale a San Bartolo, dove c'è l'osservatorio della Val d'Aosta, a incontrare degli amici di astrofili che un'associazione di fare la un video attrezzatura, poi la vedremo nella sede, nella nostra sede vera, diciamo. E mi si sentite? È stata una città molto bella, con il nostro osservatorio, il planetario, abbiamo andato anche molto bene, tra parentesi, quindi siamo tutto a posto. Vedremo poi di rifare in futuro altre gite, diciamo, speriamo che la situazione migliori, che non ci siano problemi di assembramenti, di movimento, ma comunque sono in programma, vorremmo mettere anche altre uscite nella primavera. Bene, poi le prossime riunioni, i prossimi incontri del venerdì sera, avremo venerdì prossimo la serata di osservazione sociale, cioè i soci che vogliono andare con il loro telescopio o comunque hanno piacere, poi vi manderemo le istruzioni, ovviamente ci vorrà avere tempo, se no purtroppo dovremo rimandarla, comunque abbiamo preferito in quest'anno, questa stagione, stabilità di venerdì fissi per le osservazioni. Se il tempo sarà favorevole andremo, se no non va bene, però almeno abbiamo dei momenti di riferimento precisi. Il venerdì successivo, Luigi Pizzimenti, che è qua, eccolo lì, ci parlerà dei grandi telescopi, dei nuovi telescopi ottici che hanno costruito e stanno costruendo. E venerdì 17, doveva essere l'ultimo incontro dell'anno, avremmo voluto fare la cena sociale come tutti gli anni, ma ovviamente non è possibile, non è pensabile, per cui abbiamo fatto una cosa molto simpatica, ci faremo gli auguri online, benissimo, ma ci parlerà Marco Bruno, che è un ottimo divulgatore, qualcuno di voi forse già lo conosce, è venuto a fare le conferenze per noi, sul James Webb Telescope, ci parlerà online, per cui da Torino, quindi ci parlerà da Torino, e quindi finiamo l'anno in gloria, diciamo, bene. Proveremo a fare anche l'aperitivo per la servizio virtuale, di dare istruzioni in tal senso. Organizzatevi con un calice di olive. Bene. Poi, prima di presentare la serata di questa sera, un'ultima cosa, siamo a fine anno, quindi diciamo che inizia la campagna di iscrizioni, per cui o qua quando ci vediamo, oppure come volete voi, insomma, vediamo di fare dei nuovi quote entro in tempo utile per poter avere poi le idee chiare di contarci un pochino. Bene, passiamo alla serata. Questa sera abbiamo Pietro Planezio, penso che molti di voi già lo conoscono, è un bravissimo divulgatore scientifico, l'abbiamo incaricato di un argomento un pochino tosto questa sera, come si viaggia nel sistema solare, la meccanica celeste applicata praticamente ai mezzi spaziali, satelliti, eccetera, eccetera. Per cui lascio la parola a Pietro, grazie. Ora io comincio con un chiarimento che quasi senz'altro sarà inutile, però devo farlo perché da quando mi occupo di queste cose qua che mi sento fare la solita domanda, cioè per uscire dal campo gravitazionale terrestre per andare nello spazio bisogna andare a 40.000 km all'ora e mi sento sempre dire ma andando a 20.000, andando a 10.000 non si può uscire. Perché l'astronauta va a 20.000 e esce, perché non può uscire? Ecco, perché il concetto è sbagliato. 40.000 km all'ora per uscire dal campo gravitazionale terrestre è una velocità iniziale alla quale un oggetto deve essere sparato senza poi avere più nessuna propulsione. Cioè, come una palla di cannone. Ora, nella meccanica che ci hanno insegnato a scuola, l'accelerazione della Terra quasi 10 metri al secondo quadrato, cioè ogni secondo il razzo decelera di 10 metri al secondo. Quindi immaginiamo, lanciando un razzo a 10.000 metri al secondo, in 1000 secondi si ferma. Viaggia per 10.000 secondi, per viaggia per 1000 secondi, una velocità media di 5.000 km all'ora, 5.000 metri al secondo, e arriva a 5.000 km all'altezza, dopodiché si ferma ancora un po'. Questo non è vero. Non è vero perché la gravitazione della Terra è inversamente proporzionale al quadrato della distanza.
Quindi un razzo parte con una velocità iniziale e all'inizio decelera di 10 metri al secondo ogni secondo, ma man mano che si alza la gravità diminuisce e anche la decelerazione diminuisce, quindi, e quindi arriva più alto. Abbiamo preparato la prima cosa, ecco, questo qua abbiamo lanciato a 10.000 metri al secondo, poi se volete approfondiremo, vi dirò come si calcolano queste cose, sono semplicissime, però adesso è finito. Viaggiando a 10.000 metri al secondo, la gravità diminuisce fortemente, diminuisce subito e non si ferma a 5.000 km d'altezza, ma arriva molto più in alto, arriva molto più in alto. La prima sonda arriva fino a circa 23.000 km d'altezza. Cioè, invece che a 5.000, perché man mano che si alza, la gravità diminuisce. Certo, se avesse la propulsione potrebbe andare a 50 km all'ora e arrivare fin sulla Luna, ma non ce l'ha. È lanciato, è in caduta libera dagli astronauti, infatti galleggiano. Dopo i primi secondi, già poco, a 1.000 km d'altezza, la gravità è già diminuita sensibilmente, diminuisce col quadrato della distanza. A 6.000 km di altezza vale già 4 volte meno che al suolo. E quindi l'aereo, questo razzo, arriva tranquillamente fino a 20.000 km d'altezza, partendo con una velocità di 10 km al secondo. Ora, esiste una velocità alla quale il razzo, andato verso l'alto, diminuisce di velocità, ma contemporaneamente diminuisce la gravità, nello stesso modo, allo stesso ritmo, per cui il razzo viaggia sempre più piano, tendendo a zero, cioè si ferma, ma si ferma a distanza infinita. Questa velocità si chiama velocità di fuga e vale 11.200 metri al secondo circa da Terra. Cioè un oggetto lanciato a 11.200 metri al secondo non si ferma più. E viaggia con una velocità sempre più bassa, ma anche con una decelerazione gravitazionale sempre più bassa. Per darvi un'idea, alla distanza della Luna viaggia ancora a 5.000 km all'ora. A distanza di 1 miliardo di chilometri viaggia ancora sensibilmente. Se ci fosse solo la Terra nello spazio, non ci fossero i pianeti, viaggerebbe, ci metterebbe un tempo infinito per arrivare, ma non si fermerebbe mai. Quindi per lanciare un oggetto fuori dal campo gravitazionale terrestre bisogna andare almeno a questa velocità. Ci si può domandare, ma se vai più veloce, cosa succede? Per esempio, se invece che a 11,2, non so se si legge bene, si va a 12. Dice, beh, 12, anche questo no, sono sempre sentito dire, quindi devo chiarire, quindi dice, beh, va a 12, 11,2 la velocità di fuga, va, arriva con una velocità residua che conserva per sempre di 800 metri al secondo. Non è così, perché? Introduciamo il concetto fondamentale e tenete proprio bene a mente, perché è su cui si basa tutto il tipo di ragionamenti che dovremo fare stasera. Di energia di legame. Perché un oggetto deve essere lanciato a una certa velocità? Ha una certa energia cinetica, cioè di movimento. È legato a terra, ha un debito di energia con la terra e deve saldare questo debito. È come dire, se io voglio andare nella Genova devo prima pagare la sua banca, altrimenti mi mandano dietro i carabinieri. È qualcosa di questo genere. Quindi deve pagare l'energia del campo gravitazionale e una volta libero quella che gli resta se la tiene, e se la tiene per sempre. Allora si chiama una velocità residua fuori dal campo gravitazionale terrestre. Partendo a 12 km al secondo ha una energia residua ancora che corrisponde a 4.000 metri al secondo, cioè a 12.000 km all'ora. E viaggia solo a 800 metri al secondo di più. Ma perché questo? Perché l'energia cinetica è proporzionale al quadrato della velocità. Quindi fra 12.000 e 11.200 c'è una grossa differenza energetica.
Il razzo paga l'energia di legame col suolo ed è libero e conserva questa differenza di energia. Poi vedremo, se vogliamo vedere come si calcola, eccetera, ti farò vedere tutti gli estremi, vedi la prossima. Quindi noi abbiamo una energia e una velocità fuori dal campo gravitazionale terrestre. Ora, ci sono un po' di formule, questo vi sarà mandato poi per posta, eccetera, potete giocarci sopra, ragionarci sopra e ve lo vedrete bene. Una caratteristica fondamentale della meccanica celeste è che un corpo in orbita ad una certa altezza ha una velocità che deve bilanciare esattamente la forza di gravità. Cioè il satellite, la ISS, ha una velocità tale per cui la forza centrifuga bilancia esattamente la forza di gravità che lo tira verso terra. Lui si trova in equilibrio perfetto fra forza centrifuga e forza gravitazionale e quindi non si allontana e non cade. A questa condizione corrisponde una certa energia cinetica, che è esattamente la metà dell'energia di legame, cioè dell'energia che sarebbe necessaria ad andarsene per sempre. Quindi se, per dire, a una certa altezza la velocità di fuga fosse 10 km al secondo, la velocità orbitale sarebbe 10 diviso radice di 2, che sarebbe 7 km al secondo. La velocità di fuga per i nostri satelliti sarebbe 11 km al secondo, la velocità orbitale è circa 8. La velocità orbitale è caratterizzata da un'energia cinetica che bilancia esattamente l'attrazione gravitazionale e il corpo resta in equilibrio. E va bene, e ci può restare per sempre. La Terra viaggia ad una certa velocità attorno al Sole. Velocità la cui forza centrifuga è esattamente capace di bilanciare quasi l'orbita un po' ellittica, ma un po' caro, esattamente capace di bilanciare l'attrazione del Sole. È una certa orbita e vi dico l'energia gravitazionale della Terra è metà di quella che le servirebbe per scappare definitivamente dal sistema solare. Ora, la Terra viaggia a quasi 30 km al secondo, in media. Quindi se viaggiasse a 42, un corpo lanciato a 42 km al secondo dalla distanza della Terra, esce dal sistema solare definitivamente. Cioè si allontana e può andare nello spazio esterno tra le stelle. È sufficiente e minima. Però noi ci chiediamo, se la velocità è appena un po' superiore a questa velocità della Terra presente attorno al Sole, appena un po', non un po'. Cosa succede? Che la forza centrifuga è superiore alla forza di gravità. Prima era in perfetto equilibrio e girava sempre alla stessa distanza. Se la forza centrifuga è più alta, ma cosa fa? Viene spinta verso l'esterno e si alza e si allontana. Si allontana, però allontanandosi perde energia, perché deve vincere il campo gravitazionale terrestre. Si allontana fino ad un massimo, dopodiché ricomincia a cadere, fa come il pendolo. Avete il pendolo ha due posizioni, energia potenziale massima, energia cinetica zero, cade verso il basso, tutta energia cinetica, niente energia potenziale. Risale verso l'alto, energia cinetica, niente, energia potenziale massima e va avanti e indietro. Un oggetto, una sonda che vada leggermente più veloce della Terra, si inserisce su un'orbita ellittica che ha il perigeo in coincidenza con la Terra, e l'afelio dall'altra parte del Sole. Dopodiché ricade e torna al punto di partenza. Anche questo è un concetto
fondamentale quando si parla di pianeti distrutti di quale. Se un pianeta, un oggetto libero, cioè senza nessun'altra propulsione, in un determinato momento della sua vita passa in un certo punto con una certa velocità, a ogni giro attorno, che giri attorno alla Terra, che giri attorno al Sole, che giri attorno a qualche cosa vuole, ad ogni giro ripasserà per lo stesso punto, con la stessa direzione, con la stessa velocità. Basta guardare la Terra, tutti un giorno qualsiasi trova in un momento della sua orbita attorno al Sole, e ogni anno ripassa nello stesso punto, con la stessa velocità e la stessa direzione. Incidentalmente, questa la dico tanto, come dice, ma se noi sparassimo da terra un missile con la velocità non di fuga, ma sufficiente per entrare in orbita. Qualcuno dice, beh, entra in orbita. No, non entra in orbita. Perché per una regola imprescindibile della meccanica celeste, dopo un giro lui deve passare di nuovo di qua in questa direzione. Quindi fa così, cade, perché deve passare di nuovo di qua venendo da sotto. Quindi non può stare in orbita, nonostante abbia un'orbita che va molto grande, che potrebbe benissimo contenere la Terra. Non può stare in orbita. Quindi se noi vogliamo mettere qualcosa in orbita, dobbiamo portarlo in alto e poi, quando è qui, dare una nuova spinta e inserirlo su un'orbita circolare. Cioè, non esiste palla di cannone al mondo, per potente che sia, che possa mettere qualcosa in orbita. Perché questo qualcosa arriva in alto e poi ricade, perché tende a ripassare nello stesso punto, ma deve venire da sotto terra, quindi deve bucare la terra. Quindi quando si sentono certi sempre per entrare come. A questo punto diciamo, beh, noi vogliamo andare su Marte. Cosa succede? Noi dobbiamo avere un'orbita di questo tipo. Questa è l'orbita della Terra. Mettiamo una velocità leggermente superiore, guarda, qui è esagerato, però è leggermente superiore, arriviamo qui e poi torneremo indietro. Però bisogna arrivare lì quando c'è anche Marte, perché diciamo sì, alla distanza di Marte, però Marte non è a tutte le sue distanze, Marte è lontano, per dire, a minimo 50 minuti, però ha un'orbita che è lungo un miliardo di chilometri. È inutile arrivare alla distanza di Marte quando Marte non c'è, noi non possiamo fermarci di aspettarlo, metterci al tavolo del ristorante, aspettare a mangiare, non si può. Cioè arriviamo lì e torniamo indietro, quindi bisogna arrivare lì esattamente quando c'è Marte. Quindi bisogna partire di qua con una velocità e arrivare qui quando c'è anche Marte. Quindi noi dobbiamo partire quando Marte è qua. Noi partiamo così, nel tempo che noi arriviamo qui ci arriva anche qui. Sono delle cose, se è il contrario. Noi dobbiamo partire di qua, così, quando Marte è qua e arriviamo qua, quando c'è un cazzo, va bene. Mi sembra la adesso, Paterina. Esattamente il contrario. Va bene, avete capito. A questo punto, quando vedete questi discorsi qua, qualcuno si meraviglia del fatto che le orbite dei pianeti siano disegnate con dei cerchi. Mentre sappiamo tutti, perché ci avevamo insegnato a scuola, che le orbite dei pianeti sono ellittiche. Non è vero, cioè sono ellittiche, però non hanno niente in comune con l'ellisse che viene disegnata a scuola. A scuola disegniamo un'ellisse così, con i due fuochi e il sole è un altro fuoco. Lo fanno per spiegarci le leggi di Kepler, però orbite così non le fanno i pianeti. Le fanno le comete, qualche volta. Vi faccio un esempio dell'orbita della Terra. Se io prendo un compasso e segno un cerchio, niente male, eh? Andare al diavolo, e disegno un cerchio
frequenza sia un'orbita. Poi voglio disegnare l'ellisse disegnata dalla Terra, descritto dalla Terra, con lo stesso segnasse. Come si disegna? Disegna l'ellisse? Si prendono i due fuochi, si prende lo spago, si mette la matita e si disegna. Bene, allora per la Terra i due fuochi sono così. Se questi sono 300 milioni di chilometri, i due fuochi distano fra loro 5 milioni di chilometri. Praticamente niente. Se io prendo l'ellisse e lo disegno, prendendo i due fuochi qua, in cui come c'è il Sole, e disegno veramente com'è l'ellisse, l'ellisse e il cerchio eccentrico che ho disegnato prima stanno tutti e due nello spessore della riga. Quindi quando disegnano l'orbita della Terra come un'ellisse allungata, eccetera, è solo per far capire cos'è un'ellisse, non è assolutamente vero. E anche questo ci dice che gli antichi non erano poi sceli come l'acqua minerale. Cioè, per 5.000 anni, dal tempo dei Sumeri fino al 1500, fino al tempo di Caprero, si è sempre pensato che le orbite dei pianeti fossero circolari. O combinazioni di cerchi, perché il cerchio è... c'è anche il simbolo della frazione, in cielo non ci poteva essere altro, d'accordo. Però nessuno aveva dei dubbi che le orbite dei pianeti fossero cerchi. Ma lo sono. Sono dei cerchi eccentrici, ma lo sono. Il Venere, che è il pianeta che ha l'eccentricità minore di tutti, ha un'orbita che è praticamente impossibile disegnarla diversa dal cerchio. È un cerchio perfetto l'orbita di Venere. E l'orbita della Terra ci manca poco. Vi dico, stanno tutte e due il cerchio che dice nello spessore della riga. L'unico a cui dobbiamo le leggi di Caprero, in fondo, l'unico che è dei pianeti conosciuti storicamente, che è un po' diverso, che ha un'orbita un po' più strampalata, un po' più ellittica, ma pochissimo, è Marte. Cioè Marte ha un'ellisse, ma un'ellisse per modo, comunque un'ellisse. Nota storica, Keplero ha potuto sfruttare le osservazioni di Tycho Brahe. Tycho Brahe, rimasto dai vecchi libri di storia. Tycho Brahe è stato, nella storia dell'astronomia, il più grande osservatore mai esistito ad occhio nudo. Cioè, nella storia dei 5.000 anni in cui l'astronomia ha guardato il cielo, 5-6.000 anni prima che inventassero il cannocchiale e che Galileo lo vendesse abusivamente dicendo che l'ha inventato lui, che non è vero. Comunque, prima che Galileo usasse il cannocchiale per guardare le stelle, nessuno aveva mai raggiunto la precisione e l'accuratezza delle osservazioni di Tycho Brahe. Si parla di 2 minuti d'arco a occhio nudo, con i suoi quadranti, con i suoi, di 2 minuti d'arco. 2 minuti d'arco è un quindicesimo del diametro della Luna in cielo. È una misura clamorosa per i tempi. Comunque, Tycho Brahe aveva messo in evidenza che l'orbita di Marte si scostava dalla previsione circolare. Si scostava e dava un errore dell'ordine degli 8 minuti d'arco. 8 minuti d'arco è un terzo del diametro della Luna. Siamo sempre a occhio nudo nel 500, vedete bene, è una cosa inusitata, una precisione simile. Keplero usa queste osservazioni, cerca di capirci qualcosa e non riesce a trovare nessun cerchio di nessun genere che soddisfi l'orbita di Marte. Keplero è il primo a disegnare le orbite non come vista la Terra, come sempre fatto tutti in cielo, ma come se fosse possibile guardare da di sopra. Cioè, guardando da fuori il sistema solare, disegniamo i cerchi delle orbite e poi vediamo dei cerchi che ci vanno bene. Va bene per tutti, meno che per Marte. Ci si scontra per anni, non per giorni, per anni. Poi alla fine viene a contatto con delle... con un lavoro di geometria di un antico greco di cui non mi ricordo mai il nome, Eudosso, non lo ricordo, Apollone forse, che studia le curve coniche, cioè quelle che si hanno tagliando due coni che si affrontano così,
due coni, tagliandoli con un piano. Se lo taglia orizzontale è un cerchio, se lo taglia obliquo è un'ellisse, se lo taglia parallelo a uno degli assi è una parabola, se lo taglia così sono due iperboli. È un gioco, non serviva assolutamente a niente, infatti è stato quasi dimenticato, ma riscoperto che prima ha provato l'ellisse, l'ha messa sull'orbita di Marte e ha detto che funziona con piacere. Allora l'ha provata su tutti gli altri pianeti, ha visto che funziona su tutti e ha fatto le famose leggi di Keplero. Ma io anche da, lo dico come preciso, perché io da ragazzo mi sono sempre domandato, ma come mai sono Copernico, sono arrivato in un'altra circolare, poi arriva Keplero e dice l'orbita ellittica, ma cos'è? Ha avuto un'ispirazione divina? No, ha combattuto per 10 anni contro l'orbita di Marte, fino a quando è riuscito a venire a capo. Comunque, le orbite dei pianeti possono benissimo essere rappresentate come dei cerchi. Ora, noi per andare su Marte, bisogna che facciamo che ci inseriamo su una ellisse, che ci insegniamo, che veniamo su un'ellisse che abbia appunto il perielio all'altezza della Terra e l'afelio all'altezza di Marte, e che arriviamo a Marte quando c'è anche lui. Ora, come si fa a calcolare a che velocità bisogna andare? Ci sono delle formulette, io ve le do, prendetele per buone, io mi parlo delle leggo, mi devo avvicinare. Prendiamo il raggio della Terra 1, il raggio di Marte 1,5, raggio medio, è un po' andiamo con i raggi medi, vanno benissimo. Quindi bisogna disegnare un'orbita che abbia perielio 1 e afelio 1,52. Il semiasse è 1,26. 1 più 1,52, 2,52 diviso 2, 1,26. Quindi bisogna disegnare un'orbita ellittica che abbia semiasse 1,26. Mi domando, nell'ellisse che è caratterizzata dalla eccentricità, cioè da quanto il Sole è spostato rispetto al centro, per disegnare l'ellisse, come si fa a calcolare un'ellisse? Esiste una formula, prendetela per voi, è questa qua. È semplicissima, eccentricità uguale 1 meno Q diviso A. È una sciocchezza. Q è il semiasse maggiore e A è il perielio. È una formula semplicissima. Che mi dice eccentricità uguale 0,3 di valenza. A questo punto ho l'eccentricità di questa orbita che ha il perielio sulla Terra e l'afelio su Marte. Esiste un'altra formula semplicissima, anche questa, che mi dice qual è la velocità della Terra. Chiamiamola velocità circolare, che è la velocità necessaria a descrivere un'orbita attorno al Sole non eccentrica. Nel caso della Terra è 29,5 circa, no? Cioè un oggetto che vada con la velocità circolare gira tranquillamente, restando sempre alla stessa distanza, sempre la distanza della Terra. E questa la chiamo velocità circolare. Per allontanarsi, al perielio, cioè nel punto in cui parte, la velocità necessaria, anche questa è una formula banale, fino, è uguale alla velocità circolare per la radice di 1 più e. È un giochetto da bambini, cioè si fa col pallottoliere. E risulta 1,0983. Cioè bisogna che l'eccesso di velocità della sonda rispetto alla velocità circolare sia 0,0983, quel qualcosa lì. Lo moltiplichiamo per 29,5 che è la velocità della Terra e abbiamo a che velocità la sonda deve allontanarsi da Terra. Cioè deve avere una velocità che non è molto di più. La Terra è 29,5 e lei viaggia a 32,4. Cioè basta allontanarsi dalla Terra a meno di 3 km al secondo e ci si inserisce su un'orbita che ci porta su Marte.
non occorre andare a chissà quale velocità, basta, abbiamo visto prima che partendo dalla Terra a 12 km al secondo si avrebbe una velocità residua di 4 km al secondo, quindi non è neanche necessario andare a 12.000, si parte a 12.006, 12.007, no, poca differenza, perché la velocità vinto il campo gravitazionale terrestre, basta andare a meno di 3 km al secondo lontano da Terra, si ha la stessa velocità della Terra e si sale fino a Marte, descrivendo un'orbita ellittica che arriva a Marte, possibilmente quando c'è anche lui. Se non si indovina l'orbita, si torna alla Terra, se si vuole. Perché se non si indovina l'orbita, si arriva su Marte quando non c'è Marte, e poi si torna sulla Terra. Ma la Terra non c'è più lì. La Terra se ne andrà. E quindi si gira su quest'orbita qua e non si incontreranno più né Marte né la Terra. Tanto vale spararci un po' per pistola. Che si è visto lì. Cioè, se una volta arrivati su Marte non si acchiappa Marte, non ci sono alternative, si è persi per sempre. Infatti le sonde che arrivano su Marte e sbagliano qualcosa, sono perse per sempre. La terza legge di Keplero, lì è calcolato, 11.570 metri al secondo, è necessario partire dalla Terra 11.570 metri al secondo e si è sull'orbita per Marte. È pochissimo più della velocità di fine. La terza legge di Keplero ci permette di calcolare quanto tempo ci vuole. Noi abbiamo, perché ora se voi la guardate bene, la terza legge di Keplero dice che il tempo, tempo al quadrato è proporzionale alla distanza media semiasse al cubo. Però non parla di eccentricità. Qualsiasi orbita che abbia quel semiasse, con qualunque eccentricità sia, ha lo stesso tempo. Faccio un esempio. Questa è un'orbita. Questa è un'orbita che ha, è un'orbita che ha lo stesso semiasse. Questa è un'orbita che ha lo stesso semiasse. Sono tutte orbite che hanno lo stesso semiasse. Una molto rotonda, le altre molto schiacciate. Bene, tutte e tre vengono percorse nello stesso tempo. E questo tempo dipende solo dal semiasse. Non è influenzato dalla eccentricità. Quindi, noi abbiamo un'orbita vagamente eccentrica, con un semiasse uguale a 1,26. Calcoliamo il cubo della distanza, 1,26 al cubo, facciamo la radice quadrata, ci viene il tempo di questa orbita, indipendentemente dall'eccentricità. E viene 16 mesi, qualcosa del genere, 17 mesi. Va bene, noi però facciamo solo l'andata. La tagliamo a metà, perché non dobbiamo tornare indietro, anzi qua se dobbiamo indietro, dobbiamo fermarci su Marte. Quindi ci mettiamo 8 mesi e mezzo. È così che si calcola come si vada su Marte e quanto tempo ci si metta. Il viaggio su Marte richiede 8 mesi e mezzo. Il film, no, il giorno a giovedì, non posso averlo visto, però qualcuno della mia età, La guerra dei mondi, fatto quando nel 50, diceva che c'era stato un grande avvicinamento per Marte e allora gli anziani hanno approfittato di questo grande avvicinamento per venire sulla Terra. È una buffa, perché per avvicinarsi, per sfruttare il grande avvicinamento bisognerebbe questa mobile, questa lato, partire di qui e arrivare. Non esiste nessun razzo né realizzabile né concepibile che possa avere velocità tali da fare un'orbita del genere. Non esiste proprio, non è neanche concepibile. Perché noi parliamo di piccole velocità, ma noi siamo su una immensa giostra. La Terra è su un'immensa giostra che gira attorno al Sole a 108.000 km all'ora. Quindi noi possiamo andare a questa velocità un po' di più, un po' di meno, andare verso il basso, andare verso l'alto, ma quella è la velocità, non possiamo. Quando si è trattato di arrivare sulla cometa di Halley, che invece viaggiava in senso inverso, non è che potessimo invertire.
Non esiste un motore neanche concepibile che possa invertire la velocità. E infatti l'ha incontrata a 200 km all'ora. Ha proprio fatto una puntata, è stato un appuntamento sul filo del rasoio in pochi centesimi di secondo ed è andato via. Perché? Perché noi dobbiamo andare come i ciclisti, un po' più su o un po' più giù, ma la velocità è quella, non è che puoi arrivare in alto e tornare indietro, non puoi tornare indietro, vai sempre avanti. E noi attorno al sole giriamo così. Noi giriamo a 108.000 km all'ora e quella è la velocità, non c'è niente da fare. E possiamo, andando un po' più veloci, salire. Se invece, ragionamento inverso, invece di allontanarci in avanti, ci allontaniamo indietro, cosa vuol dire? Andiamo più piano. E allora ci inseriamo su un'orbita che ha il perielio alla Terra e scende verso il basso. E arriviamo a Venere. Anche lì si calcola, semiasse di Venere, semiasse della Terra, eccentricità, la velocità è sempre la radice di 1 meno e, perché in questo caso siamo alla fede che ci campeggia ieri, e vediamo che arrivare su Venere è più o meno, questa ora dico, poi nello sviluppo non è calcolato, ma questo ve lo dico, per Venere ci si arriva abbastanza facilmente. Più o meno con la stessa velocità con cui si va con Marte, per arrivare su Mercurio, sarebbe mica per niente facile, perché la differenza di velocità fra Mercurio e la Terra è notevole. Per scendere così in basso bisogna fare un'orbita molto ellittica e bisogna rallentare di molto, e non siamo poi tanto capaci, possiamo farlo, ma è più facile arrivare su Giove che arrivare su Mercurio. Cioè la differenza di velocità necessaria per andare su Giove è inferiore a quella necessaria per andare su Mercurio. Per andare su Mercurio abbiamo dovuto sfruttare l'effetto onda di cui poi vi parlerò. Vediamo la prossima. Questa è pittoresca, quello che vi ho appena detto, la mia è solo. Questo come ho detto prima. Questo qua, 0,7 deve avere 8 mesi e mezzo circa. Ora, vediamo di analizzare bene, così per curiosità, la missione su Marte. Perché noi arriviamo su Marte quando c'è anche Marte. Però non andiamo alla stessa velocità di Marte. Perché se andassimo alla stessa velocità di Marte resteremmo in orbita, noi andiamo più piano. Infatti arriviamo con l'altezza di Marte, con il pendolo arriva in cima, no, e torna indietro. Noi arriviamo all'altezza di Marte e poi torneremo indietro. Speriamo di riciclarlo dal carro, perché non mi sento confevole dei fronti degli altri. Diciamo, in questa orbita di Marte, noi partiamo da qua, arriviamo su Marte, però è chiaro che la nostra velocità, dato che poi torneremo indietro, è inferiore a quella di Marte. Quindi noi siamo raggiunti da Marte. Siamo lì sulla sua orbita e Marte ci arriva nella schiena. Nello spazio non esiste avanti e dietro, non esiste sopra e sotto. Quindi noi cadiamo verso Marte a che velocità? La differenza tra la sua velocità e la nostra. La nostra è calcolabile. È semplicissima la seconda legge di Keplero, dice: se noi andiamo a 32 qualcosa al perielio, lo dividiamo per 1,52 e abbiamo la velocità alla fede, la legge delle aree è un banale. Poi vedete, ci sono tutte le formule, ma comunque poi guardate. Noi arriviamo a Marte a 21 km al secondo. Marte sulla sua orbita va a quasi 24. Quindi noi arriviamo su Marte con una velocità di 2,6 km al secondo, che sono 10.000 km all'ora quasi. Quindi noi cadiamo verso Marte a 10.000 km all'ora. Veramente cadiamo più forte, perché
noi siamo fermi di fronte a Marte, Marte si viene incontro, abbiamo una velocità di 10.000 km all'ora, però noi sentiamo la gravità di Marte, quindi ci cadiamo sotto. Quindi acceleriamo. Come si fa a calcolare semplicissimamente? Questi sono calcoli elementari. Vi ricordate cosa vi ho detto dell'energia di legame a cui corrisponde la velocità di fuga sulla Terra? Beh, anche Marte ha un'energia di legame. Marte è più piccolo, ha meno massa, ha un altro diametro, si calcola l'energia di legame, che si calcola l'energia di legame, lo dico subito, guarda, la formula è questa qua. Per ogni chilogrammo interessato, almeno G interno di divisore R, è un calcolo banale per figli. G è 6,67 per 10 alla meno 11, R è la distanza e M è la massa del pianeta. È un giochetto. Comunque Marte ha una sua energia di legame, che è questa. Perché ragioniamo con energie? Perché è bello, è semplice. L'energia non si crea, non si distrugge. Sta a calcolare? Niente, andiamo all'energia. La sonda rispetto a Marte ha una certa energia cinetica. Marte, il campo gravitazionale di Marte, ha una certa energia cinetica. Io sommo le due energie, vedo quanto viene, faccio la radice quadrata e ho la velocità di caduta su Marte. È elementare. È il modo più semplice, certo, forse non è, però vedete che si cade al suolo di Marte a 5,6 km al secondo. Non è una grande velocità, confrontata con l'11,5 con cui bisogna partire dalla Terra, è molto meno. È una velocità gestibile. Se Marte avesse un'atmosfera sarebbe uno scherzo, ma Marte non ce l'ha un'atmosfera, c'è un'atmosfera molto tenue, molto leggera, e comunque a 50 km d'altezza. Ci vogliono, specialmente per una cosa, ci vogliono dei razzi, cioè noi bisogna rallentare da questa velocità di 5 km al secondo, bisogna rallentare a una velocità accettabile. Una tecnica sarebbe, poi se vediamo parliamo, entrare nell'atmosfera di Marte bassa, proprio sfiorare il suolo di Marte, dove l'aria è come di noi a 50 km d'altezza, quindi praticamente inesistente, quasi inesistente, e con una piccola spinta di raso frenare quel tanto che basta a non scappare più da Marte, a scendere sotto la velocità di fuga. Poi ci si inserisce su un'orbita molto ellittica attorno a Marte. Ad ogni giro passiamo dalla bassa atmosfera, ad ogni giro fermiamo un po', ad ogni giro fermiamo un po', ad ogni giro fermiamo un po', non si fa un moto spirale, non esiste un moto spirale, si fanno ellissi successive, ad ogni periastro perdiamo 100 km all'ora, 1000 km all'ora, poco a poco arriviamo poi a Marte a una velocità accettabile. Cioè questo è, se noi non abbiamo tempo, se noi abbiamo tempo, abbiamo voglia, di solito le missioni in cui mandano le sonde non vanno tanto per i sottili, rallentano in qualche maniera con dei razzi e poi atterrano su Marte. Però noi diciamo come andiamo su Marte noi, quindi dobbiamo portare molto su Marte. Perché? E qui è la cosa fondamentale. Il problema del razzo è che il razzo accelera, come accelera? Espellendo dei gas a una certa velocità. Questi gas a una certa velocità fanno una certa spinta e accelerano il razzo. E la accelerazione che il razzo subisce è data dalla spinta del razzo diviso la sua massa. Però quando il razzo parte si porta dietro tutto il carburante. Quindi non bisogna accelerare solo la massa finale, sarebbe troppo comodo. Bisogna accelerare la massa finale e bisogna accelerare anche tutto il carburante che servirà durante il viaggio, durante la partenza. Cioè, se fosse possibile solo accelerare la capsula che va sulla Luna, basterebbe una 0,8-20 mm. Il problema è che bisogna accelerare tutto quello che servirà per accelerarlo.
E quindi il razzo parte all'inizio per queste 3.000 tonnellate. E quando arriva alla velocità di fuga ne pesa 100. Perché la maggior parte del peso del razzo serve per spingere il razzo. Cioè, la maggior parte della benzina serve per spingere la benzina. Non per spingere la macchina finale vuota pesa niente. Però si deve portare dietro un autobotte perché deve far fare 150.000 km alla macchina e senza fare rifornimento. E quindi bisogna che... E più il razzo è pesante e più è necessario di spinta. Questo è il motivo per cui si fanno i motori dei razzi estremamente potenti, più potenti possibile. Perché meno dura la propulsione, meno tempo bisogna vincere la forza di gravità terrestre e più il razzo può andare veloce alla fine. Perché se noi facessimo un razzo che ha appena forza sufficiente per bilanciare la gravità terrestre, non si alza, resta lì. Invece deve vincere forze, alzarsi alla volta, andare in un posto dove la gravità diminuisce, diminuire la spinta e andare via. Più veloce, più rapidamente lo fa, meglio è. Questo, non so se sia qui o in fondo, non lo so. Comunque, poi volerà. Questa qua è una formuletta. La velocità finale di un missile che parta spingendo anche se stesso, cioè un missile che parta con un certo peso che lo spinge e spinge il missile e il carburante. E il carburante man mano che il carburante viene consumato, il razzo diventa più leggero, sente di più la spinta e accelera di più, no? Man mano che il peso del carburante diminuisce, la spinta è sempre la stessa e l'accelerazione è più alta. Quando è alla fine il razzo viene sparato come se fosse una palla di cannone. All'inizio arranca, perché? Perché all'inizio ha tutto il carburante. Calcolarlo non è complicato. C'è una formuletta semplice, che è la velocità finale raggiungibile, cioè la differenza di velocità che un motore può fornire un razzo, è uguale alla velocità di eiezione dei gas. Cioè più il gas va veloce uscendo dalla coda, principio di azione e non reazione, la reazione corrisponde a una reazione uguale e contraria, il gas va forte e la spinta è maggiore. Per il logaritmo naturale della massa iniziale diviso la massa finale. Il logaritmo naturale, non so se sapete cos'è, è la potenza alla quale bisogna elevare e comunque calcolate le cifre di logaritmo naturale e viene bene. La massa iniziale è la massa che parte, la massa finale è la massa che arriva, compresi i motori, compresi i serbatoi, senza più il carburante. Cioè, Apollo 11, vuoto. La velocità finale alla quale Apollo 11 può essere spinto è data dalla massa iniziale diviso la massa finale, moltiplicato, fatto logaritmo naturale, moltiplicato la velocità di eiezione. Perché quindi? Cosa si cerca di fare? Si cerca di la massa finale renderla il più utile possibile, quella che ci serve. Come si fa? Per strada si sganciano i serbatoi. Cioè, una volta che il serbatoio è vuoto, non serve più a niente, è inutile accelerarlo. Allora lo butto via. Si fanno i razzi a tre stadi, più stadi. Perché il primo stadio serve per accelerare fino a un certo punto. Poi i motori e il serbatoio che conteneva 1.000 tonnellate di carburante. Perché continuare a accelerarlo? Buttalo via e accelera quello che rimane. Poi anche il secondo stadio, una volta che ha finito la sua cosa che è vuoto, perché continuare ad accelerarlo? Butta via anche lui. Con il razzo a tre stadi possiamo, certo, li recuperiamo con la caduta, però abbiamo bisogno di tre motori. Sarebbe bello poter usare un motore solo e sganciare i serbatoi, ma non possiamo. Bisogna ad ogni stadio sganciare motore e serbatoi. E questo è il motivo per cui si fanno i razzi a più stadi. E si va in viaggio in giro per il sistema solare.
A questo punto ci si può dire, d'accordo, abbiamo visto che per arrivare su Marte basta andare a meno di 3 km al secondo. A proposito, adesso metti la prossima cosa, c'è qualche domanda, fatemi qualche domanda, perché io proseguo, io mi cammino, però voglio essere sicuro che mi veniate tutti dietro. C'è qualche domanda, qualche perplessità, qualcosa? Si dice, quando nessuno fa domanda, ha capito tutto, non hanno capito niente. Forte perché sono solo, caso mai con internet. Ma perché non si può tenere gli stessi razzi e mollare invece il serbatoio allora? Cioè, si può avere un razzo unico per. Cioè, perché si può fare uno stadio unico, certo che si può fare, lo shuttle non fa anche lui molla i due booster. Però se, quando il serbatoio è vuoto. C'è un serbatoio che contenga 1000 tonnellate di carburante, non è il serbatoio dell'automobile, è una cosa enorme. Per spingere 1000 tonnellate ci vogliono dei motori enormi. Sì, e quindi si lascia cadere. E si lasciano, perché? Certo, potrei continuare a portarmi dietro il serbatoio e portarmi dietro i motori, però metto in orbita un serbatoio vuoto. Cosa me ne faccio di un serbatoio vuoto in orbita? Ma allora il motore, cioè... No, viene perso tutto. Il primo stadio è un serbatoio, anche perché i primi motori, il Saturno, i primi motori sviluppano una spinta di 4.000 tonnellate, 3.000, più di 3.000, per capire, per 4.000 tonnellate. Una volta che il primo stadio di 2.000 tonnellate è esaurito, motori da 4.000 tonnellate sui 500 tonnellate di riserva, lo sparano che schiacciano, spaccano la spina dorsale dell'astronauta, cioè danno un'accelerazione, sono in grado di dare un'accelerazione inutile e insopportabile, non servono. E i motori, metti quei motori, non è che si possono far funzionare a mezza potenza come i diesel, quei motori o spingono o non spingono, una volta che spingono e tu non hai più la massa da spingere, la acceleri in una maniera tale che è come se ti sparassero dentro un cannone. E ti spaccano la spina, cioè diventa l'accelerazione diventa insopportabile, quindi finita, i motori che spingono, il secondo stadio probabilmente i motori spingono 500 tonnellate, forse anche meno, non lo so di preciso, ma comunque spingono, perché il primo stadio è quello che porta più carburante e viene abbandonato, ma è per portare 2.000 tonnellate di carburante è un serbatoio enorme, alto 60 metri, con 6 motori, con 5 motori dentro che spingono più di 1.000 tonnellate l'uno. È un mostro. Perché portarlo in orbita? Ma poi la lavorazione ci viene comodo avere la massa finale. La massa finale è più piccola e meglio. La formula te lo dice. Se sì, fosse possibile, deve anche essere economico però costruire i motori eccetera, fosse possibile costruire un razzo a 10 stadi, se i motori ce li regalassero e pesassero niente, un razzo a 10 stadi, si può partire con 1.000 tonnellate e arrivare in fondo con 100. Purtroppo non si può perché i motori pesano, quindi è un compromesso, mettiamo dei motori più piccoli, ma sono pur sempre dei motori, non è che sono dei motori, sono i razzi, c'è tutto il sistema di alimentazione, c'è il serbatoio, bisogna farli funzionare, non è che dici, giro la camicia, bisogna farli funzionare, ed è parecchio complicato. Quindi, uno stadio è un serbatoio enorme, con dei razzi enormi che lo spingono, il necessario e anche tutto l'apparato per farlo funzionare. Evidente. Per partire con un razzo di 3.000 tonnellate servono dei motori che poi quando sei con il 100 tonnellate finale al terzo stadio non servono a niente. Cosa servono? 6.000 tonnellate di spinta con 100 tonnellate di coso? 6.000 diviso 100 quanto viene? Viene 60? Viene un'accelerazione da colpo di cannone. Non è sopportabile qui ed è anche soprattutto inutile. Spacca tutto. È come mettere un motore della Ferrari su una 500 che è più stile, e dare l'accelerazione. Ricordate quella parte di quello che si fa trainare dalla 500, si fa trainare dalla Ferrari, perché rimane in pane, passa la Ferrari, dice vai bene, lo trovi, non si vede, lo prende legato, se succede qualcosa mi suoni.
e allora poi passa una Porsche, quello della Ferrari invetrata, non capisce più che boom, si lancia dietro una Porsche e quello dietro scuola di scaldamento. E uno dice, ho visto una Porsche che correva, una Ferrari che correva dietro, una 500 dietro che gli deve strada. Cos'è la prossima? Che io non sono dimenticato, l'ho fatto bene. Ecco, questo qua è un compendio di quello che vi ho detto prima. L'orbita esterna. Cerchiamo di interessarci con velocità di partenza leggermente superiori fin dove si può arrivare. Credo che sia la prossima. E qua siamo sempre su Marte. Sì, va bene, questo è quello del... Poi ci torniamo, nel dettaglio. Andiamo avanti. Ah, ecco. Se la velocità al periodo è del 20%, non esageratamente, non è anche possiamo farla molto di più, comunque, del 20% superiore a quella della Terra, abbiamo visto che arriviamo ad un affinio tra volante e centrinità di 2,527, che è la via di mezzo fra Marte e Giove. Arriviamo all'altezza degli asteroidi. Cioè con un incremento di velocità che è abbastanza basso, è il 20% della velocità della Terra, come fa a essere? Qui c'è un errore, c'è un confuso. Questo, cioè, qui c'è un refuso. Come è possibile? Ci sono dei refugi, forse nella, perché li ho trasmessi a lei la cosa, forse sono dei errori. Vabbè, comunque, si arriva alla distanza degli asteroidi, ci si mette, ecco, sono 436 giorni, è vero, sì. È un anno e mezzo. Cioè, si arriva a Marte in un anno e mezzo. Perché a Marte non lo vedi, si arriva già a Marte. A Marte va bene stasera, sono andato in nascita stasera. Dicevo 804 giorni sono 2 anni e mezzo. Ma sa perché 804 giorni mi sembra meno di un anno? È quasi un anno. È possibile che 804 giorni è 2 anni e mezzo. Ma guarda come sono giusti questi. Cioè, abbiamo visto che con meno di 1,1 si arriva su Marte, con 1,2 si arriva sugli asteroidi. Con 1,3 si arriva su Giove, con 1,35 si arriva su Saturno, con 1,4 si esce per sempre dal sistema solare. Cioè, se noi riuscissimo a accelerare la Terra, dalla Terra del 40%, usciremo per sempre dal sistema solare. Ci metteremo tempi immemorabili. Cioè, la sonda è andata su Plutone, non è partita con la velocità necessaria ad arrivare appena su Plutone, perché ci ha messo un sacco di tempo, è partita più velocemente, è partita più velocemente e infatti ha passato Plutone sparato. Ora, passare sparato su un pianeta, oggi è uno scherzo. Non so se alcuni di voi si ricordano la conferenza di Luigi sull'avvicinamento di Plutone. La sonda che ha avvicinato Plutone ha fatto poco meno del triplo salto mortale e miracoli, che però oggi sono facili da fare. E i viaggi interplanetari richiedono anni. Quindi noi dobbiamo progettare oggi qualcosa, progettare oggi che sarà costruito e arriverà sul pianeta che ci interessa
10 anni dopo che ci abbiamo cominciato a costruirlo. Quindi, quando dice, beh sì, oggi si può fare così, sì, ma quando è stata fatta la sonda ed è stata lanciata, era 10 anni fa, e la tecnologia era quella di allora. Per esempio, il viaggio è quello che viene considerato. C'è qualche domanda? Quello che viene considerato il viaggio scientifico del secolo. È paragonabile al viaggio di Darwin nell'Ottocento. Ed è la sonda Voyager. Forse sarebbe stato possibile farlo lo stesso. Però ogni tanto mi viene da pensare, qual è stata la vera utilità della tecnologia sviluppata per andare sulla Luna? Aver reso possibile la sonda Voyager. Perché il viaggio sulla Luna dal punto di vista scientifico, insomma, non è che viene tolto anche, è stata una grande soddisfazione, un grande orgoglio, una prova di forza spaventosa e costosissima degli americani, però buona parte di quello che noi utilizziamo comunemente, anche di questo, è figlia del viaggio sulla Luna. Cioè, ha rivoltato la tecnologia come durante la guerra, perché la tecnologia corre durante le guerre. All'inizio della guerra la Bismarck è stata fondata da un biplano, è stata messa fuori dal combattimento da un biplano della prima guerra mondiale, e alla fine della seconda guerra mondiale c'erano i primi turbojet. La tecnologia si sviluppa durante la guerra, la tecnologia si è sviluppata spaventosamente durante la guerra fredda, che è come una guerra calda, pari come tecnologia, anzi. Quindi il merito del viaggio sulla Luna e della guerra fredda è stato che reso possibile la sonda Voyager. La sonda Voyager ha sfruttato un allineamento di pianeti che si è verificato negli anni 80, che è una combinazione fortunatissima, ci vogliono secoli per averlo di nuovo. Perché i pianeti girano attorno al Sole l'uno per conto proprio e hanno orbite che si doppiano sempre in situazioni diverse, in posti diversi. Negli anni 80 è successo che si sono tutti doppiati, quelli interni con quelli esterni, stando più o meno tutti su una linea. Non si poteva perdere questa occasione. Era così bella che gli americani di sonde ne hanno fatte due. Dico, beh, se una sbaglia, mettiamo l'altra. Hanno fatto due sonde che hanno avvicinato Giove, Saturno, Urano. Una ha avvicinato Giove, Saturno, Urano e Nettuno. E la seconda, la prima ha avvicinato solo Giove e Saturno. È difficile dire. Il mio primo libro di astronomia, Le stelle e i pianeti, di Giorgio Betti, degli anni 50, diceva Saturno, questa meraviglia del sistema solare, con questo sistema di anelli, unico nel suo genere, che non ha l'eguale. La sonda Voyager ha fatto vedere un anello debolissimo di Giove, ha mostrato bene gli anelli di Saturno, gli anelli di Urano e gli anelli di Nettuno, li ha fotografati. Se oggi noi scoprissimo un pianeta gigante senza anelli saremmo stupiti. Cioè tutti i vecchi libri di astronomia dopo la sonda Voyager sono diventati dei cimeli, non servono più a niente. Ha cambiato proprio l'astronomia dei pianeti così e così. E ha potuto farlo perché questi avvicinamenti le hanno permesso di sfruttare una cosa. Noi non saremmo stati in grado allora di fare questo viaggio. Ma abbiamo usato una tecnica che si chiama fionda gravitazionale. Ora, io vi faccio la fionda gravitazionale nel caso più elementare, più semplice e irrealizzabile. Prendiamo un pianeta qualsiasi, un pianeta immaginario, che viaggia sulla sua orbita a 10 km al secondo. O Giove, 10 e gli facciamo trovare sulla strada qui una sonda ferma, cioè che è arrivata fin lì col fiato grosso, impiccata così non ce la fa più,
è arrivata fin lì appena appena e torna indietro. Non ce la fa. Proprio appena a filo, è arrivata fin qua, ferma e torna indietro, tornerebbe indietro. Gliela facciamo provare qua. Giove viaggia a 10, questa seconda cade verso Giove a 10. Giove arriva a 10, la vede, la sonda cade verso Giove a 10. Cade verso Giove, gli gira attorno e si allontana a 10. Giove non ha accelerato la sonda, cioè il campo gravitazionale non accelera, il campo gravitazionale cambia solo la direzione. Giove ha cambiato la direzione della sonda, la quale la invertina, è un caso ideale, magari fosse possibile realizzarlo così, ma quasi. La invertita. Adesso la sonda viaggia a 10, come si era allontanata da Giove, avvicinata a Giove a 10, si allontana a 10. Però Giove va a 10. La sonda si allontana a 10, lui a 10 e la sonda va a 20. La sonda era ferma, ha preso quella che vi dico la racchettata da Giove e si allontana a 20 km rispetto al Sole, si allontana a 20 km al secondo. È sufficiente a uscire sparata dal sistema solare. Perché si usa Giove? Perché l'orbita di Giove piega di più. Cioè, se al posto di Giove ci fosse la Terra, questa sonda farebbe così. Se ci fosse Marte, farebbe addirittura così. Se ci fosse Saturno, farebbe così. Se ci fosse Giove, fa così. Cioè, il campo gravitazionale forte ha la capacità di piegare di più l'orbita. È per quello che si usa Giove, perché ha un campo gravitazionale fortissimo, le sonde che gli arrivano vicino piegano molto e praticamente quasi rimbalzano. La pallina è ferma in aria, gli arriva la racchetta a 100 km all'ora, ci picchia dentro, la pallina si allontana dalla racchetta a 100 km all'ora, la racchetta va a 100, la pallina va a 200. La tecnica è esattamente la stessa. Più il campo gravitazionale è forte e maggiore è l'inclinazione, è la deviazione che posso fare all'orbita. La Terra in casi particolari riesce a deviare un po'. Marte devia pochissimo, la Luna è come in un passaggio. Giove ha un campo gravitazionale enorme, intenso, le sonde che passano su Giove cambiano veramente direzione. Se la geometria è giusta, accelerano a grande velocità. Giove ha scaraventato le due Voyager su Saturno. Ora, quando la missione è stata progettata, le simulazioni hanno dato una probabilità di successo per il Grand Tour, si chiamava Grand Tour, tutto il giro, mi pare del 40%, e la NASA non accetta percentuali di possibilità di riuscita del genere, vuole qualcosa di più. E quindi, tecnicamente, la missione è cambiata. Non è stata progettata per andare su Urano e Nettuno, è stata progettata per fermarsi a Saturno. La NASA ha accettato, hanno fatto, però tutti sapevano che se le cose andavano bene avrebbe continuato. Però formalmente, infatti non si chiama più, era nata come Grand Tour, invece poi è stata fatta come Voyager, proprio per Saturno. E poi vediamo, tutti erano lì. Ora, la grande intuizione dei costruttori delle sonde Voyager, qual è stata? È stata capire che l'informatica galoppava a un ritmo sfrenato. Cioè, la sonda Voyager a bordo ha un computer che è di gran lunga inferiore a quello che ciascuno di voi ha sul telefonino. Si dice che sia addirittura inferiore a quello che c'è sulle lavatrici di casa, che hanno la programmazione che hanno. Ma qual è stato l'intuito dei costruttori di mandare su una sonda con un computer a bordo
che era completamente riprogrammabile da terra. Quando la sonda è arrivata su Saturno e ha avuto diversi anni di tempo, perché ce l'ha messo per arrivare su Urano, all'86, è vero, sì, ci ha messo 6 anni per arrivare su. Nel viaggio fra Saturno e Urano, che sono passati 6 anni, la sonda è stata completamente modificata. E si dice che la sonda che è arrivata su Urano fosse completamente diversa dalla sonda che ha lasciato Saturno. Che parli di programmi. Programmi dentro. Ma questo era indispensabile, perché altrimenti la missione su Urano sarebbe stata un fallimento schifo. Allora, una delle due è stata sacrificata per passare vicino a Titano, il satellite di Urano, che è l'unico che ha una certa atmosfera. Sperando di vedere, che non ho visto niente. Praticamente ha visto una atmosfera quasi impenetrabile, però ci è passato vicino. E l'effetto fionda è stato molto superiore a quello che ha proseguito per Urano. E quindi la sonda Voyager 1 non ha viaggiato da nient'altro, ma si è allontana velocissima ed è oggi l'oggetto più lontano mai costruito dall'uomo. È a circa 17 miliardi di chilometri, 4 volte più lontano di Venere. E viaggia a 60.000 km all'ora e viaggerà per sempre e ormai non sente più la gravità terrestre e non si fermerà mai più. Infatti, i ragazzi erano in fondo. Ma allora perché non lo hanno mandato verso la stella più vicina? Quesito, no? Visto che non è così veloce. Viaggia a una velocità che può fare un giro e mezzo della Terra in un'ora, che può andare dalla Terra alla Luna in meno di 10 ore, che va così veloce e andrà per sempre, potevano mandarlo verso la stella più vicina. A parte quello che la geometria è quella, non è che si potesse mandarlo dove si vuole. Arriverà alla distanza della stella più vicina. Ci arriverà fra 80.000 anni. Quindi a cosa sarebbe servito mandarcelo? Se l'avesse lanciato l'uomo di Neanderthal, sarebbe ancora tutta strada. Perché è difficile, se non impossibile, riuscire a immaginare quale sia veramente la dimensione e la grandezza dello spazio. Per quanti sforzi facciamo, noi ragioniamo sempre a misura d'uomo. Confrontiamo quello che ci dicono con cose che conosciamo. Lo spazio non muore. La sonda più veloce mai costruita da un uomo, che viaggia a 60.000 km all'ora e viaggia dal 1977, viaggerà per sempre, arriverà alla distanza della stella più vicina fra 80.000 anni. Sulla porta di casa, perché siamo sul lavatoio, perché la stella più vicina è un tiro di scudo. Non è il bordo della galassia, è l'oggetto più vicino, fuori del sistema solare. Quindi quando parte anche abitabile di tutto il mondo, magari scoperto un pianeta abitabile attorno alla stella, e allora diciamo, organizziamo una spedizione e andiamo a fare 100.000 anni. Parliamo della sonda Voyager. Perché era indispensabile rifare, modificare la sonda prima che arrivasse su Urano? Perché altrimenti la missione sarebbe stata un fallimento completo. Poi vedrò, spero che siano nell'ordine, perché io vedo una cosa che mi dimentico. Vabbè, sì, questa è la velocità. Queste sono le velocità. Questa qua è la velocità che avrebbe la sonda se fosse stata lanciata alla velocità di fuga necessaria per allontanarsi dal sistema solare. Questa curva blu. Queste qua sono le velocità della sonda che ha preso al perielio con Urano, perielio con Saturno, e si sta allontanando, come vedete, a una velocità di gran lunga superiore alla velocità di fuga. Ha preso 1, 2, 3, 4 racchettate, per cui ne ha preso 4 di racchettate successive e viaggia a una velocità alla quale proprio sarebbe stato inconcepibile lanciarla. Poi ci torniamo su questa, vediamo la prossima. Ancora la prossima? Dove l'ho messa? Ecco qua.
Allora, parliamo della sonda Voyager 2 che ha visitato Urano. Questa è la sonda Voyager 1, questa è la sonda Voyager 2 quando ha visitato il sistema di Giove. Ognuno di questi trattini vedete che è a 2 ore. Quindi la sonda vedete che è stata un paio di giorni, ci ha messo un paio di giorni per attraversare il sistema di Giove. Ha avuto modo di guardare bene tutti i satelliti, è passata abbastanza vicino ai satelliti, è passata vicino al pianeta e ha mandato un mare di fotografie bellissime e ha avuto tempo di lavorare con calma. La successiva è l'attraversamento di Saturno. Questo qua. Questo qua è qualcosa di simile, anche qui, anche qua, 2 ore e ci ha messo anche lì più di un giorno per attraversarlo con calma, tranquillamente, ha avuto tempo, punta la telecamera di qua, punta la telecamera di là, punta il telescopio di qua, punta il telescopio di là, fa le fotografie, le manda e prosegue e poi si allontana da Saturno. Deve essere la prossima. Ecco, Urano, questo maledetto, invece che essere come Giove e Saturno che girano sul piano dell'eclittica come se fossero rotole che girano sul grande pavimento che sono qua, Urano gira con i raggi. Urano ha l'asse inclinato e la sonda ha attraversato il sistema di Urano da lato basso. Quindi non ha avuto tempo per niente, ha dovuto arrangiarsi. Il problema, anche qua, vabbè, 4 ore, d'accordo, però Urano dista 3 milioni di chilometri dalla Terra. La luce da Urano a noi, cioè il segnale radio che la sonda poi è aggiornata dalla Terra, ci mette 10.000 secondi, sono quasi 3 ore. Se quando si avvicina a Urano, quando si avvicina, dice, sì, devo puntare, ma sei un po' fuori, 3 miliardi di chilometri negli anni 80, 3 miliardi di chilometri, per esempio, insomma, non è che doveva passare vicino al satellite di Miranda, ma dov'è la posizione del satellite? È conosciuta con precisione. A 3 miliardi di chilometri, sì, sappiamo che è lì, sappiamo che è lì, basta sbagliare di 1000 chilometri, e quindi non era così facile. Se si accorgono che qualcosa è sbagliato, il tempo, 3 ore, arriva al segnale. Reagisci. Va, dobbiamo fare questo. Gli mandi il segnale e arriva dopo volte 3 ore. In 6 ore la sonda ha attraversato il sistema di Urano, l'ha abbandonato e si è visto. Quindi, praticamente, gli ha dovuto dire tutto, programmare tutto e poi gli arrangiati. Arrangiati, noi non possiamo aiutarti perché qualunque aiuto che ti diamo fa arrivare e tornare, ci vogliono 6 ore, qualunque cosa succeda, non siamo in grado di reagire. Speriamo che fai come vuoi, speriamo che vada bene. Oltretutto, la sonda è passata vicinissima a un satellite di Urano, che è Miranda. Combinazione c'è proprio passata vicinissima, era un'occasione d'oro fotografare un satellite esterno così da vicino, non dimenticate che siamo nell'80 e qualcosa, 40 anni fa, era un'occasione d'oro, quindi lo fotografiamo, bene, allora siamo su un affare che va a 40.000 km all'ora, passiamo a qualche migliaio di chilometri da questa sonda, 30 volte più lontano, cioè 20 volte più lontano dal Sole della Terra. Vuol dire 400 volte meno luce. Non è che puoi fare un'istantanea, cioè passi velocissimo, migliaia di chilometri all'ora, vicino a una cosa vicina, la fotografi, come fanno a fare le Formula 1? Non fanno mica l'istantanea, gli fanno dietro con la macchina fotografica, perché altrimenti resta mossa. Per
fare una cosa così bisogna che muovi la macchina fotografica, perché fai migliaia di chilometri all'ora, sei vicino, hai bisogno di un secondo, il tempo di esposizione è un secondo e mezzo, perché non puoi fare un centesimo di secondo con 400 volte meno luce che la Terra, è buio, è quasi buio, quindi devi tenere la macchina aperta per un secondo e mezzo. Macchina aperta, un secondo e mezzo, viaggiando a 40 km all'ora, diciamo, viene un pasticcio. Devi girare la macchina bene, ma la macchina può girare? No. Bisogna girare tutto il satellite. Cioè, il satellite è messo in condizione di girare su se stesso e fotografare in grande velocità mirando. Primo, sperando che sia davvero lì. Perché a quella distanza, sbagliare di 10.000 km, 3 miliardi di chilometri di distanza con il telescopio dopo Flandre nel 1980 non era mica tanto semplice. Quindi bisogna fare una fotografia di un secondo e mezzo, perdendo i contatti con terra, perché la parabola che arriva verso terra, quando il satellite gira su se stesso, perde i contatti con terra. Un secondo e mezzo, con poca luce, viaggiando velocissimo, sperando che sia lì e sperando di non aver fatto delle stupidaggini e sperando di aver indovinato tutto. La sonda Voyager ha mandato quella foto di Miranda. A quell'epoca era la miglior foto di un oggetto extraterrestre mai avuta. I telescopi non riuscivano a fotografare la Luna, i grandi telescopi terrestri, neanche il telescopio spaziale riesce a fotografare la Luna con i dettagli precisi come Voyager fotografato Miranda. È stato un trionfo. Non so se si possa definire diversamente, ma all'epoca è un trionfo. Perché quella è la foto di Miranda. Fotografata con un secondo e mezzo di esposizione, girando su se stessi perché non potevano orientare la macchina fotografica, a una velocità spaventosa, con un satellite vicino, senza essere sicuri che ci fosse. Poi si è ripetuto qualcosa del genere anche su Nettuno, ma ormai eravamo capaci. Nettuno ancora diversi anni dopo, per fotografare Tritone, il satellite di Nettuno, ma ormai avevamo imparato. Ormai sulla Luna c'erano stati, la seconda volta che sono andato sulla Luna non era più così clamoroso. Comunque quella è... E io mi ricordo, tu c'eri già, girando il sole con le stanghe, come si diceva una volta, facendo carte false, alcuni mesi dopo la sonda Voyager, siamo riusciti a vedere le diapositive delle fotografie della sonda Voyager sull'Urano. Abbiamo organizzato una conferenza al Museo di Storia Naturale, che mi ricordo che ho tenuto io, facendo vedere queste fotografie, e mi sentivo poco meno che Dio sulla Terra. Perché eravamo riusciti, dopo alcuni mesi, a fare... Adesso le fotografie fatte dai satelliti, dalle sonde, le mettono rese nel pomeriggio, mi pare. Il tempo di lavorare sono ore. Cioè, proprio la... I racconti di fantascienza sono belli, ma molto rari indovinano il vero percorso della scienza. Io ne ricordo uno, bellissimo, proprio di quando dei primi, sulla rivista Oltre il Cielo, non era neanche ancora nato quando c'era quella rivista, io ero un ragazzino, un racconto che parlava del primo sbarco su Marte. Le capacità propulsive, che sono quelle che sono il dramma che limita tutto, allora erano ritenute superabili. E infatti un'astronave, tranquillamente, un'astronave alta 30 metri, sbarca, si ferma su Marte e scende un gruppo di Marines, perché erano soldati, perché sulla Luna ci sono altri militari, non è che ci siano mai degli scienziati. Era uno sbarco che nello sbarco ha avuto gli stessi inconvenienti dello sbarco in Normandia, cioè ribellioni a bordo, accessi di panico, cioè, e c'era uno dei reduci che raccontava un altro che in realtà poi la censura aveva un po' ridimensionato le cose, ma erano nello stesso colori, e
raccontava di questo sbarco epico che era simile allo sbarco in Normandia, non è cambiato molto, è una conquista militare. E raccontava delle code che la gente faceva al cinema per andare a vedere i filmati della conquista di Marte. Pochi anni dopo sono andati su Fortuna e io ho visto la casa in televisione. Nessuno immaginava una cosa del genere. Si pensava, lo sbarco è una stupidaggine che si fa su Marte, risolto. E poi, però fanno un film e andiamo a vedere al cinema. Non era previsto che la televisione dalla Luna avrebbe trasmesso in diretta. Io non so che chi voi ce la ricorda, io ho passato una notte in bianco dalla Madonna, è stata una cosa. Poi il primo mattino era per il pieno lavoro, io lavoravo per il pieno lavoro d'estate, il giorno dopo è stato da sudare sangue, Madonna, no? Che bianco l'abbiamo passato tutto. E inciso, come nell'attesa fra lo sbarco, fra e la discesa di Armstrong sulla Luna, la televisione ha messo un programma, eccetera, e Paolo Villaggio, questo non ricordo, a un'epoca ha detto, per celebrare questo avvenimento così storico nella storia dell'umanità, eccetera, 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 la televisione ha pensato bene di fare una parata di canzoni. E allora, cantando, c'era Modugno che cantava Serena, se lo credo, sulla Luna, la metà della metà, eccetera. Una parata di canzoni, Festival di Sanremo in attesa di questo maledetto che si gestisce. E tutti che dicevano, una notte. Però dicono anche che non c'è stata nessuna chiamata di polizia. In quasi tutto il mondo, in tutta Europa, non ci sono stati interventi di polizia. Perché tutto il mondo, qualcuno dice, ma sì, la vita che... Qua pare che tutto il mondo i giovani non possono capire cosa è stato, perché noi siamo nati con la, non dico con la cultura del biplano, ma i primi aerei a reazione precipitavano nell'Atlantico, il Comet precipitava nell'Atlantico, il viaggio sulla Luna sembrava veramente il viaggio di Dante al Purgatorio, sembrava un viaggio al Corriere Mediterraneo in confronto. Non era niente, non credo che sarà mai più vissuta una cosa simile, perché oltretutto è stato fatto in corsa con i russi così rapidamente che si è passati dalla bicicletta alla moto con cui Valentino Rossi ha vinto i campionati mondiali, da oggi al domani. Cioè, quando hanno deciso di andare sulla Luna, si era appena messo qualche satellite intorno a Terra e buona parte delle missioni con i satelliti fallivano, ma guarda, è esploso due volte sulla rampa. Cioè, non è che siamo già per strada, no, sono partiti, detto, entro 10 anni, quando credete entro 10 anni andremo sulla Luna, sono partiti con i missili che erano alti 30 metri, che erano alti 25 metri, potevano sì portare una bomba atomica. E sono passati, c'erano 3-4 missioni, una missione facevano il rendezvous in orbita, poi la missione dopo facevano il primo viaggio sulla Luna, a un ritmo così diavolato che oggi è inconcepibile, infatti non c'è più ritmo. Il patrimonio è qualcuno, è come sempre, no? Vabbè, i negazionisti, c'erano i cromosomi. Ma sulla Luna poi non ci sono tornati. Se avessero trovato il petrolio sulla Luna, ma come si fa? Una enormità simile. Cioè spendiamo 3.000 tonnellate di petrolio per andare sulla Luna e portare indietro 4 Titanic. Che senso ha? Hanno fatto i conti. Cioè pare, io lo vedo così, Luigi è molto più competente di me su questo argomento, pare, dicono che la vendita dei brevetti messi a punto per il viaggio sulla Luna abbia ampiamente ripagato il costo. Non lo so, la prendo, ci credo, perché la tecnologia in 10 anni ha fatto un salto inverosimile e poi tutta questa tecnologia è venuta sul mercato.
Però il primo conto che hanno fatto del viaggio sulla Luna, cioè, se ho trovato qualcosa, hanno fatto qualcosa. Se Armstrong e Aldrin sulla Luna col salaio e la paletta dei bambini, senza grandi attrezzature, avessero fatto così, avessero raccolto diamanti, così, senza scavare, per carità, raccolto diamanti, messi nel secchiello e portati a casa. Diamanti! Non avrebbero lo stesso pagato un viaggio con la sua vista. Se invece portare, non so tanti chili abbiamo portato di roccia lunare, avessero portato dietro diamanti di buona qualità, non sarebbe stato sufficiente. Però pagare rosso. Sono le rosso. Poi si sono ripagati vendendo sul mercato, probabilmente negli aerei brevetti, non ti porta là. Però ecco, questo è il costo. Viaggi spaziali sono un costo spropositato. Anche la stazione spaziale non ha messo implicitamente, esplicitamente, è stata forse anche fatta per vedere se forse ipoteticamente è progettabile un viaggio umano su Marte. Il viaggio umano su Marte vuol dire stare nello spazio 4 anni. Perché si va a Marte e ci si mette 8 mesi, va bene. Poi però, quando si è su Marte, non è che si possa, lì piantiamo la bandiera e torniamo indietro. Bisogna aspettare che la geometria vada dall'altra mezza orbita e partire quando la Terra è in posizione giusta per arrivare sulla Terra e trovare la Terra al ritorno. Quindi bisogna stare più di 1 anno e mezzo a gingillarsi su Marte, a giocare a carte, a giocare a 3-7, aspettare che la geometria permetta di tornare. Quindi è una missione che dura 3-4 anni. E voci non confermate dicono che il primo responso della stazione spaziale sia che Marte ce lo dobbiamo trovare da adesso. Qual è la risposta? Si può? No. Cioè, Marte per ora, allo stato dell'arte, come si diceva una volta, è escluso adesso e in un prossimo futuro. Se si troveranno nuove tecnologie, molto nuove, eccetera, forse se ne potrà parlare. Dicono che i cinesi vogliono provare a fare un nuovo braccio di ferro con gli americani, vedere chi è, non lo so, può darsi anche che siano solo chiacchiere. Sono il primo che vorrebbe ricredersi, perché andassero su Marte, però io personalmente non ci credo. Non lo nego, dico che non ci credo. Se ci fosse da scommettere pro o contro, io scommetto contro. Nessuno di me sarebbe contento di perdere. Però io scommetterei contro, perché la voce mi dice, ma per ora è fuori portato. Qual è la prossima? Io faccio il film. Ecco, questo è Nettuno. Questo è Nettuno. Dopo Nettuno praticamente la missione è finita. Ormai Nettuno eravamo capaci, non c'erano più grossi problemi, però Nettuno anche lui viaggia coricato, quindi un attraversamento del sistema di Nettuno. Per fotografare proprio il satellite ha dovuto fare un po' come ha fatto per fotografare Miranda, ma solo per il satellite, perché Nettuno non è stato soggetto a queste difficoltà. Una volta passato Nettuno, la missione è finita. La nostra visione del sistema solare è completamente cambiata. Non ha più niente in comune, ripeto, con i vecchi libri di astronomia. Proprio sono cinesi, sono orgoglioso di averlo, non so neanche che sono stati, ma ormai, però non credo. Il mio primo libro di astronomia lo guardo con un certo affetto, cioè ci sono alcuni libri della Bolinghieri, una casa specializzata in libri scientifici di quando ero un bambino, ormai. Però ecco, è completamente cambiato tutto. Questo satellite Tritone, detto così per inciso,
quando il sole diventerà una gigante rossa, e lo diventerà, qualcuno si dice sulla terra la temperatura diventerà sull'ordine dei 2000 gradi, cioè la terra diventerà una palla di lava fusa invisibile. Passeranno 4 miliardi, già fra 1 miliardo di anni sarà praticamente impossibile, però fra 4 miliardi e mezzo di anni sulla terra diventerà 2000 gradi di temperatura, emigreremo su Marte. Su Marte la temperatura sarà di 1500 gradi. L'unico posto del sistema solare moderatamente, forse vivibile, è quello lì, il satellite di Tritone attorno a Nettuno, il pianeta più lontano del sistema solare. È lontano 30 volte più di noi, quindi riceve 900 volte meno luce, il Sole brillerà circa 1000 volte più di quello che brilla adesso, e forse su Tritone una qualche forma di vita potrebbe sopravvivere, forse. Quindi quando dicono andremo su Marte, poi Giove, Saturno e Urano e Nettuno non hanno una superficie solida, cioè Nettuno, lo vedete, dice, quella lì vediamo l'atmosfera di Nettuno. Nettuno non ha un'atmosfera, Nettuno è un'atmosfera, perché il nucleo solido su Nettuno sarà grosso così, come quello su Giove. I pianeti gassosi, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, sono fatti soprattutto di gas. Se no si chiamerebbero gassosi. Se non si chiamerebbero gassosi. Cioè non hanno un'atmosfera spessa 1000 chilometri. Saturno, Giove, se 50.000 chilometri, l'atmosfera è spessa 45.000, 40.000. È tutto atmosfera. Al centro la temperatura è milioni di atmosfera, la pressione è milioni di atmosfera, la temperatura sarà anche migliaia di gradi. Però è tutto atmosfera. Ma allora perché la Terra, Marte, Mercurio e Venere sono così diverse? Che ore sono? H10 alle 11. H10 alle 11. C'è scritto. Avete qualche domanda? Io ho domande che non è stato possibile. Se non mi abbatto la fucilata. Io ho una domanda. A proposito della giù la maschera è forte, altrimenti non capisco. A proposito della fotografia di prima, anche di queste, la mia domanda era questa. Siccome ci hai raccontato, ma credo ci fosse abbastanza chiaro, che a un certo punto poi noi dalla Terra, queste sonde, quando sono arrivato a intercettare questi oggetti, erano talmente lontani che riuscire a parlare con queste sonde e dare le istruzioni sarebbe stato complesso. La mia domanda è questa. No, riuscivano solo che erano orientati. Ci sono dei tempi di risposta, immagino. Sì, i tempi di risposta sono delle ore. La mia domanda è, per fare queste foto, fondamentalmente erano state programmate. Come? Programmate. Ma dunque, quel famoso processo di riprogrammazione del computer di bordo, eccetera, comprendeva anche prevedere di fare questi scatti? No, prevedeva solo di fare questi scatti. Cioè, prevedeva l'esplorazione di Urano in un tempo limitatissimo, perché aveva un paio d'ore in cui doveva fare tutto da solo e arrangiarsi. Ma la parte contraddizione, quella lì, è rimasta la stessa. Cioè la sonda Voyager ha un'antenna di 4 metri circa, che è tenuta da giroscopi che la tengono orientata verso Terra. È un fascio radio molto collimato. A Terra ci sono delle antenne da 30 metri per ricevere il segnale. Però il fascio è collimato. Se la sonda si è leggermente mossa per fotografare Miranda, il segnale si è perso completamente. Poi si è riorientata di nuovo e il segnale l'abbiamo preso di nuovo. Quello che domandavo io era proprio questo, cioè questa fase in cui hai perso contatto perché non c'era più la possibilità di comunicare, la gestione della fotografia era tutta dentro la programmazione. Tutto dentro la programmazione. Cioè la programmazione. Quindi no, era, questo che secondo me ci sono lavorato moltissimo, cioè nella pratica questa
è una cosa trionfale. Oggi è una cosa. Oggi mia nipotina che ha 9 anni e usa il computer, forse sarebbe capace, non lo so se sarebbe capace di fare, ma allora era una cosa ciclopica, era una cosa fuori dei sensi. Sto parlando degli anni 80, farlo su un computer costruito, la sonda è stata lanciata nel 77, quindi il computer non c'era nemmeno nel 75, meno 50. Che è quello che era io ho cominciato a fare a vendere gioielli nel 69, nel 70-71. In quegli anni lì il mio primo datore di lavoro, diciamo, un grande signore napoletano, aveva fatto uno sfizio, si era comprato una calcolatrice elettronica, nessuno di voi l'ha vista. Era grossa così, costava allora 180.000 lire, lo stipendio a tecnico e cantieri di Torino, facevamo una vera guerra, era 120.000 lire al mese, costava lo stipendio e mezzo, era grossa così. I numeri erano quelle spirali, non so se le avete mai viste, erano uno sopra l'altro, erano lampadine, che sia, filamenti di lampadine con i numeri vari, che si guardavano in profondità, non c'era niente, erano 9 lampadine, 10 lampadine per ogni cifra, faceva le moltiplicazioni e costava 180.000 lire. Che anno era? Non era la Texas Instruments. 71. Però vi posso dire che in quei periodi lì, io l'ultimo lavoro che ho fatto, lavoravamo su una nave da guerra, sulle fregate tipo Alpine e Carabiniere, ho fatto anche i collaudi in mare, quelle cose lì. E a quell'epoca lì, perché avevo 120.000 lire al mese, era 68 in quegli anni lì, sulle centrali di tiro montavamo già dei circuiti integrati che venivano dal Giappone e costavano 1.000.000 per le centrali di tiro, per le armi. Insomma, le armi sono le uniche cose al mondo che vengono spese, che vengono fatte senza limiti di spese. Quando Stalin ha detto a Sakharov vogliamo la bomba atomica anche noi, il parola d'ordine è stato costi quel che costi, vuol dire nessun limite di spesa. Le armi sono così, le cose facevamo. Vabbè. Cose che poi adesso non vengono da bambini. Però la prima calcolatrice era così, costava 180.000 lire, non lo ricordo. Facevo le 4 operazioni. Io ho pagato. C'erano le TV Summa, quelle meccaniche, che erano grandi cose da fare. Io in ufficio lavoravo con la quando hanno voluto modernizzarsi, c'erano con 9,5, 9,5, l'ho preso quella con 14 che faceva il concorso. Era poco più galava con dei cinesi, dai, era un po' lì. Era nel 70. Comunque io ho lavorato in cantiere Tirreno dai 65 al 69. Guarda che negli anni 73 io lavoravo a Marconi, facevamo i punti radio digitali, eccetera, quindi c'era già molto la tecnica dei circuiti integrati. Nel 73? Nel 73 erano già stati sulla Luna. Sì. Le sonde Voyager sono partite nel 77, le hanno presentate nel 70. Fanno vari inizi, della parte degli anni 60, ancora erano le inizi. Sì, ma intendo dire che dal 60 al 70 la tecnica è progredita in una maniera inverosimile, sì, inimmaginabile. C'erano i circuiti integrati, c'erano le porte, gli engine, sì, cioè, sì, ma già negli anni 70. La tecnica ancora operazionale. Negli anni 70. Sì, e sono tutti figli del viaggio solo. Sì, sì, sì. Tutti figli del viaggio. Perché io mi ricordo, appunto, negli anni 70 c'era questo e quest'altro, negli anni 65 non c'erano neanche sui racconti di fantascienza. Però è vero che l'equipaggio Apollo che atterrò sulla Luna aveva comunque a bordo un regolo calcolatore? Un regolo calcolatore? Regolo. Recentemente un mio amico mi ha detto che ne aveva uno in casa. Io ce l'ho ancora il regolo. Anch'io li ho comprati, chiedi come vuoi, però lo so. Sì, esatto, quel logaritmo per fare il nel bar. Era in rotazione per fare il carro. Le cronache raccontano
che quando è stato messo in funzione il primo reattore nucleare all'Università di Chicago nella cantina, che tempi, facevano gli esperimenti, provavano eccetera, e Fermi, Enrico Fermi, dava spettacolo manovrando il calcolatore. Io personalmente mi vanto, ogni tanto mi vanto di qualcosa. Nell'usare il regolo calcolatore, fare tre calcoli in un filo all'altro, ero più veloce del professore di matematica. E lo adoravo. Lo portavo sempre qua, tanto che nel bar gli amici, per prendermi in giro, mi chiamavano Attilio. Attilio Regolo. Il regolo calcolatore era... E comunque, gira. Queste qua ce le facciamo girare da lui, che aveva la sua specialità. Durante l'atterraggio sulla Luna, il computer ha dato i giochi. È atterrato navigando a vista. Ai miei occhi, io ho fatto dieci anni di regate, finché io la forma di impegni me l'hanno permesso. Sulla barca vera io facevo il navigatore. E mi sentivo chissà che. Oggi ci sono degli apparecchietti, gli apparecchietti sulle mani, e dice: voglio andare da qui a qui. Dalla rotta istante per istante, manovra il timone, prenota il ristorante nel posto di arrivo. E sprone il menù e dice: ordina già, che così quando arrivi. Una volta fare le rotte, prima del GPS, per fare la rotta, dovevi cercare il radiofaro e la radiofaro. E il bello, quando eri anche un po' insicuro, anche un po', insomma, a un certo punto per vederci bene, il bello del radio, della bussola da rilevamento, con la quale rilevi, ma il radiofaro è venuto dopo, invece la bussola da rilevamento con i punti, si chiamavano punti cospicui, le armie chiamavano in giro. Cioè, per andare nella tale secca devi mettere il campanile di Sant'Alberto dietro la chiesa del Contessa, il monumento sul Contessa, e sei su una linea. Poi devi mettere questa chiesa dietro quest'altra cima e sei sull'altra, dove si incrociano sempre. Le cosiddette triangolazioni. Noi non andavamo con il radiofaro, andavamo con la bussola da rilevamento. Cioè si prende un punto che si conosce sulla cartina, si traccia la linea, poi se ne prende un'altra linea, io mi trovo qui. Il bello della bussola da rilevamento, stronza che gliel'ho mandata, era che si scaricava sempre a metà della prestazione. E normalmente non avevi la pila di ricarica. Cioè la bussola la usavi tanto per aver paura di sbagliare, anche perché se sbagli fai a sbattere. Abbiamo visto Schettino, aveva una barca vela da 10 metri, ma sbattere non è per me. Sempre con la bussola di arrivamento scarica. No, chiudiamo perché sono le cose. Io, se non ci sono altre domande, qua ci sono delle animazioni. Quindi il mio problema è che quando si fanno queste cose qua, io prevedo sempre di parlare del minimo indispensabile. Invece poi e vengono fatte come se parlassi 5 minuti su ogni slide, invece poi parlo 20 minuti su ciascuna e queste sono le animazioni della sonda fuori. Questo qui invece è carino, l'ho trovato sul sito, sul link che mi hai mandato tu Pietro, c'è la posizione in tempo reale delle Voyager, cioè se voi cliccate su vale. Vedete in diretta proprio le Voyager, praticamente viene fuori questo, può manovrare sulla Voyager girata, direzionata verso il nostro sistema solare, verso l'esterno, bellissimo. Vi rendete conto che sta proprio questa me l'ero dimenticata, cioè non ci ho proprio pensato io, ma già che ho visto la cosa ve la dico. Cioè dire, bella sonda con i giroscopi, con i gettini di cose, i giroscopi, piccoli getti per essere sempre orientata, va bene. Ma con che energia trasmette? Le celle solari a quella distanza lì, non funzionano, al buio. La Voyager ha tre cartucce, tre pare, di plutonio 238.
che, attenzione, l'ornello, il plutonio normale è 239 e si ottiene bombardando l'uranio 238 con un neutrone. Non si rompe, lo assorbe e diventa plutonio 239, ma non serve a niente. Ogni tanto si forma, in modi particolari, con radiazioni particolari, si forma un isotopo che è il plutonio 238, che è molto instabile e decade in una trentina d'anni, cioè in una trentina d'anni di mezzo alla sua distanza. Però ha un decadimento molto forte. Gli americani hanno brevettato un sistema che trasforma il calore di questo decadimento radioattivo direttamente in corrente elettrica. La sonda Voyager è partita con 1400 watt, adesso ne avrà sino 300, penso 400, è partita con 1400 watt e già allora i verdi non volevano lasciarla partire, perché formalmente mettere tre sostanze radioattive, però la NASA ha garantito che erano ben custodite, non c'erano mai, mettere tre sostanze radioattive dentro, in cima a un missile, una bomba di 3000 tonnellate, che parte, se esplode, l'abbiamo visto un missile che esplode, quando esplode l'acqua, cioè queste sostanze radioattive contaminano mezzo mondo. In realtà non è così, però i verdi hanno stato, però gli americani non sono tanto per i sottili, hanno dato quattro manganellate, se esplode bene. Questo decadimento radioattivo è il modo in cui la sonda Voyager tiene corrente, altrimenti non ci sarebbe modo. Perché con le celle solari funzionano al massimo per Marte, già difficile. Già su Giove non funzionerebbe. Hanno bisogno di una luce intensa del Sole, allontanandoci dal sistema solare. E siamo destinati a perdere il segnale con arriverà il momento. Beh, sono anche lontane, è molto direzionale il segnale, ma già adesso lo ricevono con antenne enormi. E il segnale che arriva è sotto il rumore di fondo. Quindi bisogna manovrare il rumore di fondo fino a riuscire a scovare. Praticamente, ormai non hanno neanche più niente da dire. Cioè, l'ultima cosa che dovevano fare, la Voyager 1 l'ha fatta, è arrivare al confine del sistema solare, cioè non dei pianeti, dove la radiazione solare influenza il mezzo interstellare. La velocità del vento solare scende sotto la velocità del Sole, vabbè. La radiazione solare non è più determinante sul mezzo interstellare. E questo succede a più di 100 unità astronomiche dalla Terra. La Voyager 1 è riuscita, pare, ad arrivare in questo punto e ha detto: beh, il sistema solare finisce qua, ci piantiamo un cartello così non viene dato entrare. Quella lì ora ci diamo tante aree, non a non adesso, adesso è a 17 miliardi di chilometri, qui era a 6 miliardi, cioè 3 volte più vicina. La sonda Voyager cosa ha fatto la Terra? La Terra non era questa la frezza, la Terra è questa. Ci diamo tante aree. Questi sono gli anelli di Saturno. Quelli sono gli anelli di Saturno. Mentre vi alzate, vi devo rispondere a qualcuno me l'ha chiesto, non lo so. Perché i pianeti gassosi? Ci faremo, se volete, una lezione sopra, quando è la mia specialità. Noi dal Big Bang abbiamo ereditato il 75% di idrogeno, il 25% di elio, parti per milione di deuterio, tracce di litio. E basta. E quello è il materiale dell'universo che poi è stato usato in minima parte dalle stelle, che hanno cambiato le percentuali in 74% idrogeno, 24% elio e 2% tutti gli altri elementi messi assieme.
Il sistema solare, il Sole, Giove, Saturno, sono fatti per il 74% idrogeno, 24% elio e il 2% tutti gli altri elementi messi assieme, carbonio, ossigeno, azoto, tutto, ferro, perfetto. Tutti questi elementi sono stati metabolizzati ed espulsi nel cielo dalle supernove e in seguito, a poco, nelle stelle di generazioni successive ne hanno inglobato un po'. Tutto questo gas è stato soffiato via dal sistema solare interno quando il Sole è nato. La radiazione è troppo forte, ha soffiato via il gas e all'interno del sistema solare sono rimasti solo, è rimasto solo lo sporco. Anche questo ci diamo tante aree, ma siamo gli avanzi, siamo lo sporco sotto il tappeto. Cioè, ha soffiato via il gas, il 98%, Saturno, Giove, Saturno, Urano e Nettuno sono fatti di questo 98% e noi siamo fatti col 2% che non è stato soffiato via. Diciamo, perché non è stato soffiato via? La brezza solleva la polvere, il venticello solleva la sabbia, l'uragano solleva i sassi, ma i macigni non li solleva nessuno. Cioè il Sole ha spinto via il gas leggerissimo e non ha spinto via polvere e sabbia più pesanti che hanno formato i pianeti rocciosi. Basta, adesso basta. Bello, bello. Grazie, Pietro. Abbiamo un argomento ora per la prossima incontro. Il Big Bang è evoluzione.